I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself see. Then I spoke to you, my darling, in the evening on my table. In questa mostra abbiamo un bellissimo gruppo di artisti, sono 13 in tutto e sono stati selezionati da varie regioni d'Italia. Infatti abbiamo artisti dalla Toscana, dalla Campania, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, insomma abbiamo una bella carrellata. Questa mostra oggi è alla seconda edizione, la prima edizione l'abbiamo tenuta sempre qui a Battesimo a Castello in Arte l'anno scorso, con un altro gruppo naturalmente di artisti, e l'intento è quello di sposare l'arte contemporanea a questa location meravigliosa che sicuramente ha bisogno di essere conosciuta. Gli artisti, diciamo, abbracciano un'ampia gamma di discipline, si va naturalmente dalla pittura, che non può mai mancare in una mostra, e però abbiamo anche la scultura, l'installazione. In modo particolare vorrei segnalare una bellissima installazione studiata appositamente per inserirsi tra le mura del castello ed è stata creata da Antonella Denisco, che è una land art molto apprezzata, sta facendo tantissime cose molto importanti. Questa installazione si chiama Ascolti e Boom. Noi abbiamo voluto dare a questo sguardo contemporaneo contenuti legati alla cultura, cioè alle nostre tradizioni, ai nostri valori, all'etica, alle cose che dobbiamo salvaguardare. Dunque, ascolti allestito lungo il perimetro del muro deve dare l'idea di stare sempre in guardia, mentre l'altro elemento dell'installazione, che si chiama Boom e rappresenta una palla di cannone entrata dentro nella torre, naturalmente lascio a voi trarre le conclusioni. I've taken quite enough. Well, I'm some stain there on your bed sheet. You're my diamond in the rough. Darling, I'll be your skin. I'll even watch your boots. Just give me some candy before I go. Noi del Comitato Manifestazione Vilimpettese ci occupiamo principalmente di tutti gli eventi che si svolgono nel nostro territorio, sul nostro territorio. La più nota ovviamente è la Festa del Risotto, che si svolge nel mese di giugno tutti gli anni. L'anno prossimo avremo la 71esima edizione e tra le varie cose noi abbiamo il piacere di occuparci anche di questi eventi che normalmente erano seguiti dall'assessorato alla cultura e che prossimamente anche per il quest'anno seguiremo noi direttamente come associazione. After my heart.